Eccolo, si vado mai ragazzi, rieccoci quanti, cariche pimpanti, azzilli nel canale, un altro video insieme e ovviamente benvenuti in questo terzo contenuto di giornata in cui voglio partire subito con un saluto ovviamente doveroso a Ericsson che è scomparso all'età di 76 anni. Quest'oggi è stato un grandissimo avversario anche per la Juventus, ricordando il grande scudetto che vinse con la Lazio e tutto il mondo del calcio lo piange, oltre che essere un grandissimo uomo. Fuori dal campo, lo è stato anche come uomo sportivo, come allenatore. E quindi ovviamente un saluto a lui, dovunque esso sia adesso nel cielo, e ovviamente anche le condoglianze a tutta la famiglia, che possa riposare ora in pace. Detto questo, passiamo ovviamente alle notizie di quest'oggi. Prima vi chiedo un pollicione poderosissimo, come sempre, un bel like alto alto. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, siete in tantissimi a farlo, stiamo andando verso 16.800 in maniera molto spedita, quindi ringrazio voi della fiducia e ovviamente attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su ogni contenuto che posterò. Ovviamente partiamo sul discorso legato a Coop Miners, perché vedo ancora qualche scettico in chat, per fortuna pochissimi, che pensano che il giocatore non arriverà. C'è da dire che ci sono delle conferme d'autore, non solo Sport Mediaset, ma anche Sky Sport, che sono convinti che l'incontro ufficiale che ci sarà quest'oggi tra Atalanta e Juventus sarà risolutivo per portare l'olandese, classe 98, proprio a Torino e all'Ombra della Mole, convinto di fare un salto importantissimo da Atalanta a Juventus, cosa che Percassi evidentemente non ha capito. È convinto di passare davanti alla Juventus, convinto che questa società, questa proprietà di oggi con questa dirigenza non siano all'altezza, ma in realtà stanno dimostrando di esserlo e come, con grande lungimiranza, nei progetti futuri. Quindi manca pochissimo, siamo ai dettagli, ci sarà questo incontro anche per capire quale sarà la somma esatta da versare nelle casse dell'Atalanta, che ha un netto bisogno di fare introiti a livello di liquido. Quindi sarà leggermente sotto i 60, vediamo se sarà 55, se sarà 59. La Juve ha fretta di chiudere, vuole questo giocatore per regalarlo a Thiago Motta, che è stato il primo a volerlo alla Juventus. Ha spinto Giuntoli e gli ha detto di essere disposto ad aspettare anche fino all'ultimo giorno del mercato e senza cercare i piani B o C. Siamo stati fortunati da un lato perché, come ho detto, dopo che l'Atalanta ha preso Samardžić e noi abbiamo mandato via Miretti e Nicolussi, siamo riusciti in qualche modo a concludere questo affare, perché c'era un rischio grandissimo di non avere dei piani B e C neanche all'estero, perché O'Reilly è tramontato e anche altri profili non ci sono stati. Quindi, come ho detto, aspettiamoci una risoluzione grossa tra oggi e domani. Ecco perché, diciamo, ho fatto un azzardo nel discorso legato alle visite mediche, perché comunque verranno molto presto, sarà il prossimo step per in qualche modo cementare il contratto nero su bianco e depositarlo in Lega in fretta e furia. Altra notizia importante invece è quella che riguarda Federico Chiesa, perché sembra esserci un rallentamento importante per quanto riguarda l'acquisto del Barcellona. Sembrava mai cosa fatta, tant'è che l'avete letto ormai dappertutto, però Marca se n'è venuta fuori con un'altra notizia a ciel sereno, ovvero che l'attacco di Flick è al completo, non ci sono, diciamo, in previsione delle uscite importanti, ok? E oltre a questo c'è un problema legato all'UEFA, un fair play finanziario. Il Barcellona non riesce a mettere dentro altri acquisti, non può permettersi per il salary cap un altro stipendio da pagare e quindi anche versare nelle casse dell'Juventus solo 10 o 12 milioni è una cosa improponibile per loro. Ecco perché tutto sembra essersi in questo momento arenato. Quindi era doveroso farvi questo approfondimento e questo aggiornamento, perché fino a poche ore fa sembrava che Chiesa fosse orientatissimo verso Barcellona. Quindi è un problema legato alla situazione finanziaria del Barcellona, non di certo al fatto che i giornalisti si erano inventati la notizia. Anzi, era freschissima ed era praticamente confermata in via ufficiosa. Evidentemente, quando si tratta del fair play finanziario e dei paletti UEFA da rispettare, almeno Čeferin con Infantino non guarda in faccia nessuno, almeno questo piccolo miglioramento, però sarò contento quando succederà anche per il Real Madrid di Perez, che sembra che abbia le mani in pasta ovunque, il City e il Paris Saint-Germain, che sono squadre, società intoccate, nonostante commettono reati ancora più grossi e marchiani rispetto a Barcellona. Ecco, detto questo, passiamo a Sancho, perché, come vi ho detto anche oggi pomeriggio, l'offensiva del Chelsea non ha spaventato la Juventus, tant'è che anche Sport Mediaset nei servizi di oggi, ma anche negli interventi fatti dai giornalisti di punta, ha detto che per Sancho c'è ancora un grandissimo spiraglio. Giuntoli ci crede,
gli agenti del giocatore, come vi ho detto anche oggi nel pomeriggio, sono a Torino con un volo prioritario, con un jet privato e hanno la convinzione di poter chiudere il colpo. Quindi, come ho detto, fino all'ultimo direi che c'è questa possibilità. Di questo colpo in canna straordinario, come ho detto, se Giunti dovesse riuscire in 4-4-8 entro il 30 di agosto a mettere dentro Koop Miners e Sancho, dopo aver preso altri 6 giocatori, sappiamo chi sono, direi che è un mercato veramente da 10 lode, perché l'abbiamo già spiegato in tutte le salse, il dirigente si è mosso senza tesoretti messi da Elkan, senza soldi liquidi, ha dovuto autofinanziare il mercato, tra l'altro con tantissimi giocatori della Next Gen, oltre che qualche uscita che abbiamo visto, tra cui Ken, che è quella che ha portato un po' più di gruzzoletto. E quindi è chiaro che ha compiuto veramente un piccolo capolavoro, senza dimenticare che ha rifornito un allenatore emergente che ha la prima esperienza in Serie A e che, se dovesse riuscire a vincere qualche trofeo già dal primo anno, ha già scavalcato ampiamente la nostra ex guida tecnica che in 3 anni, arrancando, è riuscita a vincere una Coppa Italia e sappiamo tutti perché e per come. E tutto il lavoro che gli è stato fatto da Magnanelli e Giuntoli in combo, in simbiosi. Ecco, l'altra cosa importante da dire è quella che riguarda invece De Sciglio, perché il giocatore è in uscita ormai preponderante verso Empoli. Da Versa lo aspetta, l'Empoli sta stringendo, ha in pressing e spero che la Juve si sbrighi a fare questa cosa, perché ovviamente non prenderemo grande gruzzoletto dalla cessione, ma risparmieremo un ingaggio di circa 1 milione, quindi circa 2 milioni lordi, che può comunque fare comodo, un terzino che a Empoli potrebbe far bene, ricordando che l'Empoli è riuscita a battere la Roma in casa sua, andando sul 2-0, poi con Sean Murodov la Roma è riuscita in qualche modo a colmare le distanze all'81esimo, ma non è bastato. Quindi l'Empoli è una squadra che tutto sommato, prendendo De Sciglio e magari facendo il comprimario, può salvarsi in maniera abbastanza agevole, forse più agevole rispetto all'anno scorso, dove ha arrancato fino all'ultima giornata, rischiando veramente di andare in Serie B. Chiudiamo il video facendolo bello carnoso e denso di contenuti, parlando anche di Verona Juventus e con delle statistiche molto interessanti, prima che riguardano la Juventus e poi che riguardano le sconfitte, il tabù del Bentegodi contro il Verona. Perché ricordiamoci che la Juventus è, penso, dal 2007-2008, quindi da 16 anni, che non riesce a vincere le prime due partite della Serie A con il clean sheet. Quindi è 17 volte che non ce l'ha fatta soltanto una volta, quindi potrebbe essere bello, diciamo, fare 6 punti su 6, magari non prendendo gol, quindi in qualche modo garantendo a Di Gregorio un piccolo record, no, uno dei primi fatti dal portierone. Della nostra Juventus e poi in futuro chissà, magari anche della nazionale italiana. E poi ovviamente è dal 2019-2020 invece che la Juventus non riesce a vincere due partite su due dall'inizio della stagione, quindi si era riuscito solo con Sarri che ricordiamo poi riuscì a vincere lo scudetto con 83 punti passando davanti di un punto solo a Conte che era all'Inter che fece un miracolo arrivando secondo, però ricordiamoci che Sarri aveva praticamente vinto lo scudetto già con 2 giornate in anticipo, poi si arenò un pochino e perse 2 partite. Quindi insomma diciamo che la situazione è rosea, sono molto fiducioso per la partita di stasera, lasciamo stare il tabù del Bentegodi dove come ricordiamo abbiamo perso intanto 2-1 contro Juric e poi 2-1 contro Tudor, ricordando che eravamo 2-0 per il Verona, che ci aveva dominato in lungo largo con la doppietta di Simeone nel primo tempo, complice anche degli svarioni di Arthur, e poi riuscimmo con McKennie ad accorciare le distanze, ma non riuscimmo a pareggiarla, nonostante il grande forcing che facemmo tutto il secondo tempo nell'area avversaria della difesa. Quindi insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene, perché come ho detto, Thiago Motta sta lavorando al meglio, la preparazione atletica è stata fatta molto bene, e c'è da dire che la squadra corre molto di più, i giocatori sono in salute fisica, l'ho detto anche Thiago Motta nell'ultima conferenza stampa, e ho l'impressione che chiunque scenderà in campo andrà in campo col coltello fra i denti, dando tutto quello che ha per la maglia, e questa è una cosa che non si vedeva da tantissimo. Se poi ci aggiungiamo anche che si sta vedendo un'ottima Juve anche dalla costruzione dal basso, perché è successo già contro il Como, di fare magari 3-4 passaggi e trovarci in porta, cosa che non succedeva da tantissimo, da prima del triennio dell'ex guida tecnica, e soprattutto è da tanto che non avevamo un ottimo dominio del possesso palla, una grande accuratezza dei passaggi che comunque va migliorata, va detto questo, e tante occasioni da gol con un XG molto più alto, cioè con una finalizzazione in base alle occasioni create più alta rispetto al triennio. Quindi io dico che ci sono, come ho detto, dei grandi spiragli di positività. Anche stasera, ovviamente fino all'ultimo, secondo me non sapremo quale sarà la formazione titolare, solo un'ora prima della partita. Ecco perché è stato complicato anche fare la formazione di oggi, perché
Evidentemente Thiago Motta non dà spiragli ai giornalisti, anche se butta giù un'idea della formazione, poi sempre mette dei giocatori diversi. L'ha fatto anche col Bologna, a volte si aspettavano magari un 4-2-3-1, lui metteva un 4-1-4-1, a volte si aspettava di avere centravanti di riferimento e invece metteva soltanto dei falsi 9, quindi è chiaro che può veramente sorprenderci. E come ho detto, anche oggi pomeriggio sarà ripetitivo, ma è fondamentale cementare questi concetti. Perché l'era Motta è completamente diversa da quella di prima, e Motta non ha paura a mettere dei ragazzi. Lui potrebbe permettersi di mettere un 11 titolare con 3-4 della next gen, perché, come ho detto, a volte giocatori motivati, che magari sono abituati alla Serie C, contro giocatori di Serie A, alla prima esperienza anche alla Verona, possono dire la loro, e tra l'altro magari giocano senza condizionamenti psicologici. E come ho detto, i giocatori di Verona vanno in difficoltà se trovano giocatori che non conoscono bene, che non sono abituati a vedere anche al monitor, magari a un video di riepilogo. E quindi a noi servono questi giocatori qua, che ti fanno la giocata, che ti tirano superiorità numerica, che tirano da fuori, e che fanno magari dei traversoni pericolosi, andando sul fondo o raso terra oppure con un cross alto. Giocatori che, come ho detto, sanno giocare a pallone, che non hanno paura di esprimere tutte le loro qualità, le loro caratteristiche, indipendentemente dall'età che hanno, dall'esperienza che hanno in Serie A o in Next Gen. Quindi, come ho detto, ci sono i presupposti per vincere. Non sono sicuro se con un clean sheet sarà molto complicato, perché il Verona è abituato comunque a segnare in casa, però io ho detto faccio un pronostico 1-2, in maniera molto umile, per non in qualche modo strafare o gufarla, no? Dicendo 0-2 o 0-3, anche se ovviamente ben venga se dovessimo vincere con largo scarto e senza subire gol. Ditemi la vostra, come sempre, nei commenti, le vostre opinioni sono sempre bene accette, sia positive che negative, ovviamente, perché aiuta a crescere anche nel canale. Pollicione, forza io fino alla fine, a presto e scarica di commenti.